E naturalmente, giusto prima di iniziare lo spettacolo, c'è chi è che è riuscito ad intrattenere in questa tournée qui in Germania con Toni Colombo. Vi presento Toni Fazio, dimmi un po' tutto dei tuoi progetti, come ti trovi qui giustamente ospite della Rolling e di questo particolare poi anche dei tuoi progetti futuri. Toni Fazio. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la Rolling che abbiamo l'opportunità di stare qua sul palco di Toni Colombo oggi. È un grande piacere, un grande onore per noi lavorare insieme. E poi ho portato anche qua 20B, Francesco Fazio, DJ anche molto molto conosciuto qua in Germania, anche oltre. E abbiamo vari progetti in futuro che facciamo insieme. Vediamo di ribaltare un po' la musica italiana nelle discoteche e vedere che i nostri progetti, diciamo, abbiano frutto e si balleranno, speriamo, a Rimini oppure a Samsara. Ce le mettiamo tutte, ci proviamo. Fammi capire, allora, quindi non solo artista affermato nei palchi, ma sei un manager, allora, a quanto pare, di questi giovani? Sì, dato che, diciamo, ho una certa esperienza fatta, un paio di conoscenze, è sempre buono se trovi a qualcuno che ti dà un po' di supporto, che ti può portare anche negli altri giri. A quanto pare, non come Fazio, ma hai un nome particolare d'arte, mi ha detto? Sì, 20B. 20B è un nome già portato da più di 20 anni. L'impatto con il pubblico che stai avendo in queste manifestazioni, grazie anche a Toni Fazio e alla Rolling? Sì, sì, è bello proprio a fare divertire la gente. Poi noi appena siamo sul palco cerchiamo a dare proprio l'anima per la musica e per far divertire anche la gente. Un saluto particolare e un grazie che vuoi dire? Vorrei ringraziare a televideoitalia.net, vorrei ringraziare alla Rolling di nuovo, vorrei ringraziare a Toni Colombo, vorrei ringraziare a tutti quelli che stanno lavorando per questa grande avventura, Antonio Gerardi, abbiamo anche qua di DSDS. Non per ultimo vorrei ringraziare anche il Corriere d'Italia. Ma naturalmente, ovviamente il Corriere d'Italia è sempre presente per i nostri connazionali italiani all'estero, grazie anche a voi per questa bellissima serata e mi raccomando, sempre in gamba. Grazie a te. A voi. Francesco l'ha detto poco fa che abbiamo mantenuto parola per la camera, sì, scusa. Abbiamo mantenuto parola, neanche noi ci credevamo all'inizio che ce l'avevamo fatta così veloce. Io sinceramente pensavo verso fine novembre, però Toni, quando ci ha visto veramente giù, ci ha incoraggiato e ci ha detto: ragazzi, non vi preoccupate, farò di tutto per esserci. Eppure, ovviamente, Antonio Gerardi. E meritano un grandissimo applauso. Sì, io non voglio parlare troppo, voglio dare il via alla serata. Il tempo che resta lo vorrei con te. Questo mio passato che non torna più. E naturalmente non potevamo non incontrare Antonio Gerardi, quindi la tournée è stata fortunatamente adesso conclusa qui a Forza. Finalmente abbiamo la tua, ecco, da Milano sei arrivato. Dimmi un pochettino tu la tua emozione di questa tournée e dei tuoi progetti e del tuo collega che è qui con te questa sera, che ti accompagna. Allora, niente, abbiamo fatto questo tour con Toni Colombo, abbiamo aperto il suo tour. È stato molto bello, emozionante, poi collaborare con altri artisti è sempre una cosa positiva che ti arricchisce sia a livello artistico che a livello anche umano. E niente, sono state tre belle serate, questa è stata l'ultima, bellissima, quindi che dire. Niente, i progetti futuri, c'è un album in fase di lavorazione, abbiamo dei progetti anche per quanto riguarda la televisione, farò altri programmi televisivi avendo partecipato a DSDS nel 2015. Adesso ho i progetti anche di tornare in televisione, non solo in Italia ma anche in Germania. E poi ci saranno dei lavori discografici nuovi, dei brani nuovi, dei singoli nuovi che dovranno uscire. Quindi ma abbiamo... non possiamo dire nulla. Ah, ecco, quindi abbiamo qualcosa che bolle in pane. Grazie. Però del new entry, diciamolo così, perché è un giovane, però a quanto pare si sta facendo veramente molta strada insieme a te. Allora, lui ha lavorato con me, si chiama Caresi, è un giovane rapper con tantissimo talento. Abbiamo inciso questa canzone che si chiama Credimi se vuoi.
è arrivata al numero uno in, in Germania e in Italia quando è uscita, quindi siamo molto felici. Adesso lui sta avendo anche la sua carriera solista. E allora bisogna dare la, la parola anche a te, vediamo da solista Carresi. Carresi, giusto. Praticamente adesso mi sto facendo la mia strada e ho avuto un grande appoggio, diciamo, un grande aiuto da Antonio. Quindi praticamente tu sei della parte qui in, in Germania, giusto? Quindi Tony viene da, dall'Italia, da Milano, tu sei qui in Germania. Come ti trovi? Semplicemente da genitori italiani, giusto se mi sbaglio? Giusto, giusto. E dove sei esattamente qui? Io sono di Stoccarda, i miei genitori sono da Palermo, Sicilia. Sì. Bene, le, i tuoi progetti futuri sono a, insieme a lui o c'è qualcosa che bolle in pentola anche a te? Io praticamente sto organizzando già un mio prossimo singolo, cosa di preciso sarà ancora non lo posso dire, sarà una sorpresa. Vabbè, qua ragazzi c'è tutta la sorpresa, quindi non possiamo fare altro che continuare ad ascoltare questi giovani. Grazie per essere stato nelle nostre telecamere, un in bocca al lupo. Caloroso saluto da Angelo Saiva di Televitalia.net e Corriere d'Italia, stampa nazionale italiana all'estero. Siamo riusciti a trovare il, la Rolling, il gruppo che fantastico è riuscito veramente a superare se stesso e a, a far riuscire ad avere un bellissimo concerto qui a Forzheim. Diamo la parola a Rosario Linori e poi ovviamente andremo avanti.
Direi che hai quasi già detto quasi tutto te. Una serata indimenticabile, molto emozionante. Poi un grande palco, grande cantante, grandi emozioni, serata stupenda. Una serata che me la sono sognata da tanto tempo. Ho notato che c'è stata molta veramente sicurezza, più di 3 settimane fa di quello che purtroppo, ahimè, è successo di questa particolarità di bomba. Se Giuseppe Sirone, a te la parola. Sì, come abbiamo già parlato tra di noi, non vogliamo parlare più di quella situazione che c'è stata. Abbiamo pensato ad oggi e con tantissimo sostegno dei carissimi fan che sono venuti, con gli amici, con i familiari, le nostre mogli che ci hanno per davvero aiutato in tutto, pure con l'aiuto di tutti i sponsor, con tutti quelli che sono stati qui insieme a noi ad aiutarci. È stata una grandissima serata con una grandissima soddisfazione e credo che è stata la più bella risposta che potevamo dare. Bellissimo schiaffo morale. So, Mamet, richtig habe ich den Namen, deinen Namen gesagt, ne? Du bist also das die dritte von der Rollins Event, ne? Und sagt dir also so etwas, dass deine Emotion von heute Abend, ne? Von der so viele Publikum, italienisch und deutsch und so weiter. Ja, also ich war heute sehr emotional unterwegs. Klar, durch die Sache von 2 Wochen hat man auch ein bisschen so das im Hinterkopf, aber das haben wir einfach abgeschaltet. Ich fand heute das Publikum mega, es war ein super Publikum und danke an alle, die an uns geglaubt haben und uns unterstützt haben. Und solange die uns unterstützen, werden wir als Rollin weiter Vollgas geben. Auf jeden Fall. Rosario, dico a te come perno principale, no? Un grande saluto e ovviamente il tuo nuovo progetto della Rollin. Sì, voglio salutare a tutti gli italiani. Grazie soprattutto a tutto il pubblico, grazie per la pazienza, grazie per il sostegno, grazie a voi che ci siete sempre molto professionali. E i prossimi progetti saranno Carmelo Zappulla ad aprile, che purtroppo siamo costretti a spostarli nuovamente da novembre all'aprile 2021. Vogliamo ricordare il concerto di Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, la tour, non mancate perché daremo tutto per voi qui in Germania. Vi aspettiamo. A questo punto cosa dire? D'Angelo Saeva per trevitalia.net e il Corriere d'Italia. Grazie alla Rollin veramente per la grande ospitalità che ci avete dato e la grande accoglienza in questa tournée. Giusto? So che non è stato veramente facile, però siamo caduti la prima volta, ma ci siamo rialzati alla grande, più forte di questo. Ragazzi, seguiteci. Marco, non posso concludere che con te di questa bellissima tournée, sono bellissime 3 serate, giustamente io adesso devo parlare onestamente per Forza M, perché avete fatto fortunatamente questa tappa, quindi l'emozione più grande che hai potuto avere con questa grande organizzazione che hai scelto tu, la Rollin. Abbiamo fortemente concluso questa bellissima tournée di Tony Colombo con il recupero della serata oggi qui a Pforzheim con la grande organizzazione Rollin, che voglio precisare Rosario, Giuseppe e Mehmet. Sono felicissimo per come è andata questa bellissima serata, tantissime emozioni. Io voglio sottolineare soprattutto Rollin, perché per quello che è successo 2 settimane fa e poi rifare un'altra tappa con queste condizioni, ma hanno veramente spaccato tutto. Sono felicissimo, sono fiero, molto emozionato, perché ho veramente un grande gruppo con me e con tutti noi. Naturalmente ringrazio a te Angela come sempre, il tuo marito Dino, il Corriere d'Italia, e per il vostro lavoro professionale che svolgete in ogni serata che noi organizziamo. Onorati di questo sentirvi, i nuovi progetti però non me li hai ancora detti, o li vuoi nascondere? Non li voglio nascondere, perché c'è un grande progetto, quello di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo in tournée. Iniziamo nella Svizzera, poi 2 tappe in Germania e poi ci sarà anche il Belgio.
Anche qui voglio annunciare la collaborazione per Stoccarda Pforzheim Rollin e naturalmente MPV Concerti, Marco Pagano, Enzo Venturino, Mick Floridia, che noi ci occupiamo naturalmente per tutti quattro tappe. E niente, concludo così, vi aspettiamo in tanti in questa bellissima tournée nelle arene che si terrà a settembre. Tutti i biglietti li potete prenotare su www.eventim.de. Cosa dire, abbiamo detto tutto grazie a questa grande organizzazione, la MPV e la Rolling. A voi studio. Siamo felici di essere